intanto a presentare le nostre relatrici di questa sera, che sono la medium Slavi Gehring. È veramente l'onore di poter presentare sia lei che Daniela Pasino. Anche da parte nostra ringraziamo tantissimo Anna Maria e Daniela per questo bellissimo, per questa bellissima organizzazione, insieme anche alle altre ragazze, e speriamo che stasera non vi pentirete di averci invitato. Grazie mille, grazie. Grazie, grazie. 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 Perché il mondo spirituale in generale mi ha sempre affascinato tantissimo, ma tanto era affascinante quanto era da un altro punto di vista spaventoso. E di solito perché uno si spaventa? Perché non conosce. Quindi grazie a Slavi, perché pure io sono stata nella scuola di Slavi, ho imparato ad affidarmi e ad avvicinarmi con tranquillità e fiducia al mondo spirituale. Perché spesso può capitare che ci accadano delle cose particolari, vediamo delle ombre strane, abbiamo quelle sensazioni ad intuito. Che cosa saranno mai? Sono le nostre capacità extrasensoriali che ogni tanto cercano un pochino di sbucare, di venire fuori, però a volte ne abbiamo paura. Ad esempio chi magari fa dei sogni e dopo si spaventa per quello che ha sognato, perché poi capita. Ok, quindi andando a fare un po' di allenamento, un po' di pratica, noi riusciamo ad avvicinarci con molta fiducia al mondo spirituale e ci vengono aperte delle porte fantastiche. Allora, adesso volevo fare un piccolo esperimento con due o tre persone di voi. Chi se la sente? Cercherò di ascoltare, perché la disfunzione che ognuno ha all'interno del nostro corpo. Prima abbiamo parlato con Federica, gentilmente, che ha introdotto il concetto dei chakra, che sono dei vortici energetici, come vi dicevo, ce ne sono 7 di principali secondo la medicina ayurvedica, e sono dei vortici di energia, proprio in sanscrito chakra significa ruota. Quindi noi, come vi dicevo prima, non siamo fatti di sola materia, ma siamo fatti anche di energia e di spirito. Quindi la nostra disfunzione, il nostro disagio, il nostro malfunzionamento di un organo piuttosto che di un tessuto si può riflettere anche a livello energetico-fisico. Quindi adesso farò un esperimentore, cercherò di vedere in qualcuno di voi chi mi richiama, per cui ho bisogno di un paio di minuti, proprio non è che vi osservo per scrutarvi, vi prometto che dopo 3 secondi io mi sono già dimenticata quello che ho visto. No, aspetta, devo prima. Grazie per esserti. O se no, vieni. Fantastico. No, vieni, io non conosco. Non la conosco, non mi ha pagato, non l'ha pagata. Siamo cugine. Ok. Va bene, prima di qua. Anzi no, vieni, così. No, parlando della guarigione, certamente anche la medianità è una guarigione, chi lavora con la medianità. Quante volte avete sofferto dalla perdita dei vostri cari? Non c'è qua una persona che non abbia mai perso qualcuno. Perciò il rapporto con il mondo spirituale, il contatto con il mondo spirituale è una grandissima guarigione sia per noi che siamo rimasti qui, che anche per chi sta dall'altra parte. Perché come noi perdiamo qualcuno, anche loro ci perdono in un certo senso, nonostante ci possano vedere e sentire, però il tocco fisico manca a entrambi. E quello che si fa con la medianità, il medium cerca di avvicinare i due mondi, cercando di togliere ogni ostacolo che ci impedisce a comunicare. I nostri cari possono comunicare con noi in diverse modalità. Parlando dei mondi spirituali, il medium comunque è limitato di entrare in contatto con varie dimensioni e varie entità, varie presenze, perché anche noi non siamo onnipotenti, abbiamo i nostri limiti, e anche il mondo spirituale, l'universo in generale, protegge i suoi segreti.
ci sono alcune parti dove la mente di un essere umano non può entrare. Perché se noi possiamo sapere tutto ciò che sa il creatore, sarebbe un disastro, perché noi esseri umani, stando nel nostro ego, a volte usiamo quelle conoscenze, quel potere per distruggere e non per creare. E per quello il mondo spirituale protegge gelosamente molti segreti. E noi possiamo entrare in comunicazione soltanto con la fonte della saggezza, che può insegnare a noi come vivere in pace, con amore, con delle leggi dell'universo. Allora, adesso quando abbiamo capito un po' come strutturato il mondo spirituale con quale noi possiamo entrare in contatto, io poi aprirò tutte le porte. Io non so chi arriverà stasera per voi, perché io chiedo il mondo spirituale di mandarvi ciò che sta alla base delle vostre esigenze, ciò che richiede la vostra anima, ciò che richiede la vostra mente. Sarà una sorta di guarigione. Qualcuno riceverà un messaggio da parte di un caro, qualcuno riceverà un messaggio magari dalla guida, magari qualcuno arriverà, un angelo, per ispirarvi, per incoraggiarvi, per guarirvi. Chi di voi non ha mai assistito a una dimostrazione pubblica di medianità? Siete tanti. Bene. Allora, per questo vi racconterò adesso brevemente cosa facciamo. Sento la presenza di una donna. La signora si presenta come una sorella. La sento trapassare in modo molto tranquillo, però attraverso una lunga malattia. Presumo che era malata di cancro e che negli ultimi momenti della sua vita stava a letto, nonostante parecchie volte stava in ospedale e anche ha fatto la chemioterapia. Sento che magari non era unica sorella, potevano essere altre sorelle e fratelli, però lei è stata prima a mancare e ha lasciato i figli, credo che si parlano di figli, magari due. E lei, signora? Sì. Portano verso il fondo di questa sala. Io percepisco la presenza di un papà, il papà che se n'è andato non tanto tempo fa, una persona molto semplice e molto probabile trapassato attraverso l'infarto, oppure aveva un attacco cardiaco, qualcosa che ha fatto fermare il suo cuore, ma sento che aveva... E lei, signora? Ok, sono due persone, adesso arrivo e vediamo a chi corrisponde. Questo signore non voleva andare in ospedale, evitava dottori, diceva che io sono abbastanza forte, che se ne frega, che sono tutti questi segnali, e c'era la moglie che insistiva tantissimo. Perciò sto parlando che lui aveva accanto la moglie che era sposato. Confermate tutti e due? Sì. Ok, anche lei, ok, vado avanti. Mi fa vedere che comunque è stato portato una volta da dottore, sono state date tipo le pastiglie, però no, io non so se ha preso magari all'inizio, però dopo, magari anche a casa adesso ci sono ancora le scatole delle pastiglie che sono rimaste lì. Ok? Mi porta a vedere che è trapassato a casa, però può essere che è stata già chiamata ambulanza. Per lei, signora? Sì. Ok, va bene? Tanti saluti da parte del papà. Percepisco da questa parte una persona legata all'arte, e qui ho la guida spirituale che mi sta parlando di qualcuno. Ha una bella manualità nel disegnare. Da questa parte, chi sa dipingere, chi sa disegnare, lavora un po' dei colori. Lei, signora? Ah, adesso è seduta. Ah, perché era seduto prima, ho capito. Faccio finire il trattamento o posso parlare? Va bene, va bene.
Signora, lei dovrebbe assolutamente continuare con i lavori quelli che sono fatti a metà. Può capire che ci sono delle cose che lei non ha finito, ha delle idee, ma il mondo spirituale le proprio chiede perché nei colori, scusa sto parlando tantissimo, ragazze, perché nei colori lei trova la sua guarigione. E sta chiedendo per favore adesso, Daniele, che tu stai lavorando in quei piccoli disturbi fisici di introdurre anche le vibrazioni colorate. Lei può disegnare anche un quadro con dei colori della sua guarigione. Colora, dipinga, perché questa è la spiritualità che lei ha sempre cercato. Non bisogna cercarla chissà dove, lei ha già un talento. Perciò tutto il mondo spirituale la sta spingendo di continuare. Va bene, perciò appena torna a casa, riprendo tutti i suoi lavori e continuo, prometto? Grazie. Bene, vorrei fare un esperimento, se mi permettete. Puoi venire un secondo, per favore? Ok. Allora, lei è una bravissima ragazza, devo prepararmi già per te qui la carta e la penna. Così proviamo a lavorare in coppia. Lei è la ex ormai studente della scuola, ha lavorato con la medianità e mi piacerebbe tanto di lasciare per qualcuno di voi con le mani di Stefania un messaggio da un trapassato però disegnato, magari arriva un volto, magari arriva un simbolo, un qualcosa in cui tu saresti ispirata. Io ti coinvolgo, anche tu per favore fai un bel collegamento con il contatto che farò adesso, così saremo tutte e due collegate. Io parlerò e tu disegni. Bene. Percepisco qui l'energia di una giovane donna. Io la sento a mezza età. Non era un incidente, però comunque la sua vita è finita in modo tragico. Puoi alzare la mano, per favore? Vedi la ragazza lì in fondo? Quando se hai finito, grazie Stefania, sei molto gentile. Grazie, abbiamo fatto una bella cosa, ti ringrazio molto. Tieni qua la carta e penna, se per caso ti verranno qualche ispirazione, grazie. Okay. Però vorrei fare un altro esperimento, perché qui ci sono diverse persone che sanno lavorare con la medianità. Anche la ragazza che gentilmente ha aiutato a organizzare questa serata, io lavorerei insieme a lei. Non abbiamo mai lavorato insieme, non abbiamo mai fatto uno esperimento, però lavorare in due funziona. Anna, puoi venire per un secondo? Mai fatto un esperimento di genere, però io sento che andrà bene. Io percepisco qui la presenza di un nonno molto allegro, un nonno che adorava i nipoti c'erano tanti, non so quanti, però contandoli erano tutti piccoli, perciò aveva anche più figli, un nonno che adorava passare il tempo con i nipotini. E anche chiedeva ai propri figli di portare i nipoti. Era un nonno che leggeva il giornale, che piaceva molto sapere ciò che sta succedendo nel mondo. Mi fa vedere sul giornale anche la parte dove ci sono sono articoli legati allo sport. Non lo sento molto tifoso, però comunque qualche discorso sul calcio te avrebbe anche comodo. Sento amici, suoi amici anziani, non so, la riunione tra le persone o se si vede.
prendevano al bar. Comunque sento che era una persona abbastanza allegra e molto probabile partecipava anche a diverse feste del paese. Adorava dove c'è tanta gente, mi fa vedere anche una delle feste dove ha portato i suoi nipotini. Chi riconosce un nonno del genere? Che tanto? No, no. Ok, perfetto. Quando senti un qualcosa, perché abbiamo capito anche perché è arrivato. Sì, e una, se io parlo della malattia legata al o il fegato, o qualcosa legato comunque a livello della pancia. Perché addominale, perché mi sta portando proprio a questa parte, dovevo capire per essere sicura di essere sicura che ci siamo. Vai Anna. Ok, non so, un cappello, lui portava un cappello anche, okay. Sì, a lui piaceva sempre portare il cappello, portare la camicia e questo maglioncino comunque sopra, sportivo, sì. A lui piaceva, mi mostra anche quando erano a tavola, le piaceva che tutti fossero lì con lui. Era proprio un uomo di casa, mi mostra proprio questa cosa, che gli piaceva che tutti erano a tavola. Le sue tavole erano molto allargate. Sì. Io sto dicendo sì, conferma tutto la signora, perché tutti gli incontro non si sente. Era bravo anche in cucina. L'ultima parte della sua vita, poi era simpatico. Sì, perché mi fa sentire il profumo, è proprio questa a parte il profumo, l'accoglienza calda che lui accoglieva anche con quello che lui preparava per gli altri. Mi ha mostrato questa cosa. Panettiere, facevo panettiere. Mi porta a dire di tenere sempre la famiglia unita. E se ci sono anche magari delle piccole incomprensioni, dei disaccordi, ma comunque di tenere sempre unita la famiglia, perché magari può capitare quello screzio anche, può entrare, o che possono essere i genitori, non voglio proprio entrare nel personale, ma anche magari nella parte personale, che possono essere all'interno dei genitori o piuttosto che dei fratelli, comunque di tenerli sempre uniti. Perché lui è quello che ha sempre cercato anche di costruire con i nipotini, proprio di trasportare questo amore. E quindi camminarli in questo lì proprio mi fa sentire l'emozione grande che prova verso la famiglia e l'unione di questa cosa. Grazie, fantastico. Che vorrebbe provare insieme a me, vi aiuterò a fare un bel contatto per qualcuno del pubblico, però prima di questo qui ci sono anche le angeli, c'è un bel angioletto che sta parlando di un ragazzino di età circa 5-6 anni, di qualcuno di qua, che fa fatica a addormentarsi, che si sveglia molto spesso di notte. Curiosità, quindi posso venire anch'io, fantastico, bellissimo. Allora, quindi alle due volontarie, Giovanna e Marie, avete voglia di venire qua e dare un vostro piccolo feedback, quello che vi sentite di dire? Partiamo in ordine cronologico con Giovanna. Intanto che io trattavo Mari è arrivato un trapassato, okay? Quindi c'è stata la guarigione attraverso il trapassato. Intanto che Slavi le comunicava direttamente con i trapassati anche durante la guarigione, quindi vedete che non c'è un confine netto. Quando si parla del mondo dello spirito non esiste la guarigione lì, il contatto con le guide lì, il mondo dello spirito e trapassati là, non c'è un confine, è sempre tutta la stessa cosa. Per noi è stato un grandissimo piacere di essere stasera qui con voi, siete un pubblico fantastico, siete interagito benissimo. Vi ringraziamo tanto, se avete qualche domanda non possiamo rispondere, io per la medianità e per la guarigione.